Dunque, io mi sono reso conto che stavo cominciando a vivere di musica quando ho cominciato a poter vivere di musica, cioè quando è arrivato l'approvvigionamento che mi ha permesso di considerare la musica anche come un mestiere, no? Anche se questo mestiere è quasi un peccato chiamarlo mestiere, perché di solito si ha la concezione del lavoro come di qualcosa che si fa per sopravvivere, anche non precisamente con tutta la voglia addosso. Però non è coinciso poi con il mio diventare popolare, è stata successiva la percezione, perché quando diventi popolare, oddio, è una cosa che può accadere a tutti, ma può anche svanire un attimo dopo questa possibilità. Poi, insomma, ormai sono 12 anni, 13 anni, non so più neanche quanto. Credo nel 2000 sia uscito il primo disco e quindi quasi 15 anni che, insomma, posso dire di vivere di musica, sì. Quando pensiamo alla musica western è inevitabile immaginarla alla Sergio Leone, se si parla di immagini e di musicalmente, di pensarla come faceva Morricone. E quindi certamente quel tipo di immaginario ha influito nel mio voler raccontare questa storia, perché poi in realtà non è perché consideri il cowboy un eroe, ma perché cerco di trasferire, ecco, un immaginario, tra l'altro di una certa epoca, sulla persona che racconto. Io credo che le nuove generazioni, come le vecchie, cioè la mia, siano molto simili in realtà. Ci saranno sempre ragazzi che ameranno fare. Agire nell'ambito, per esempio, del sociale, persone più frivole che saranno comunque sempre la maggioranza. Penso che siano ritornati un po' i paninari. Sostanzialmente, stare lì ancora a parlare di marche, di vestiti, di quanto sei figo perché sei ricco, eccetera, mi sembra un po' il ritorno degli yuppies. Diciamo, il discorso generazionale è molto difficile. Tendo a vedere il positivo dove posso, però rimango comunque sfiduciato di fondo. Allora, il mio amore per la pittura in realtà è un amore molto nuovo. Cioè, ho sempre amato tutte le forme creative, ma conoscevo in maniera molto superficiale il mondo della pittura. Questo non fa di me oggi un esperto, ovviamente, però molte cose le ho dovute studiare in corso d'opera, mentre registravo l'album, mentre concepivo l'album. E quindi, diciamo, da dove nasce? Nasce da questa lacuna, dal fatto che non avevo ben precise molte dinamiche all'interno della storia dell'arte. Nasce quindi poco prima della creazione di Museika, e dove andrà non lo so, perché questa nuova passione ha inoculato dentro di me una curiosità tale che probabilmente non si smorzerà con l'affievolirsi di Museika. Nei miei album ci sono io, ecco, sono un po' una parte riflessa di me, che sono disordinato. Sono sempre in preda al caos, che mi faccio troppi problemi, mi piacciono troppe cose contemporaneamente, mischio tantissimo, non ho una buona idea del purismo, che lo considero l'anticamera dell'odio, non so per quale motivo. E quindi io sono fatto così, sono una persona mediamente complessa e che cerca di trasferire questa complessità nelle composizioni. Ma questo album Museika è più maturo per forza di cose, sono del 73, se non mostrassi un minimo di maturità adesso sarebbe la fine per me come essere umano. Però Fai da te, un pezzo un po' che mi è sfuggito di mano, diciamo così. Un pezzo un po' troppo intimo, io lo vedo così, come un pezzo in cui sono un po' più a nudo rispetto agli altri. E la mia presa di posizione lì è una presa di posizione quasi di sconfitta, perché mi rendo conto che non si possono scardinare certi atteggiamenti e quindi diventa quasi inutile mettersi lì a dimostrare che si è diversi da come si viene percepiti.
quindi ci si arrende fino a diventare una tela, a farsi macchiare dagli altri ed essere quasi un'opera d'arte concepita da qualcun altro, no? Eh sì, un pezzo molto triste, effettivamente.